primo video della serie unboxing. Nel senso, ho coniato questa nuova parola, essendo che non ero capace di dire unboxing, dicevo unboxing. Ora ho creato il logo appunto con unboxing. In questo video andremo a fare l'unboxing di un prodotto che veramente io reputo una bomba, dal mio punto di vista. Vi spiego il perché. Tempo fa, prima di acquistare le batterie al litio del van, e mi ero informato da qualche rivenditore su come potevo aumentare la mia autonomia per stare in libera nei boschi, come sto sempre, senza appunto dovermi attaccare alla corrente elettrica, e mi era stato risposto che era più semplice era comprarmi un generatore. In quel momento mi è rimasto un po' l'amaro in bocca e ho lasciato perdere. Poi mi sono informato e ho scoperto che installare delle batterie al litio e un impianto al litio sul camper poteva essere una soluzione. Perché come sapete, come magari in tanti video ho spiegato, anche se ho il pannello fotovoltaico, se mi becco in inverno delle giornate nuvolose o cose del genere, si rimane senza corrente e in inverno se ne usa tanta. Allora ho ripensato all'idea del generatore, però il generatore nel van, nei nostri furgoni, puzza, c'è la benzina, oltre a creare della combustione, creare rumore, creare fastidio e dare fastidio anche se hai camper vicini. Allora, documentandomi e guardando un po' in giro, mi sono accorto che soprattutto negli Stati Uniti utilizzano altri prodotti con una tecnologia diversa dal generatore a benzina come usano tutti i paleolitici. E volevo assolutamente evitare di avere un generatore a benzina. Il fatto di avere appunto dentro della benzina un generatore, e se nel bosco, nella natura, come sono qua, che parlando già do fastidio a tutti gli animali del bosco, e dovessi accendere un generatore a benzina, cioè veramente una cosa super fastidiosa. Allora appunto, guardandomi in giro, mi sono accorto che esistono dei generatori di energia super silenziosi e non inquinanti. Sono dei generatori che si ricaricano come ricaricare una power bank o come ricaricare una Tesla, dipende dalla grandezza del prodotto. EcoFlow io la ritengo una dei top di gamma su questi generatori di corrente, ed ho deciso di procurarmene una abbinata a un'altra cosa super ecosostenibile, che è il suo pannello solare. La apriamo insieme perché non ho idea di come sia fatta, cioè so tutte le specifiche, so tutto su quanto dura, quanto non dura, eccetera eccetera, però la voglia di aprirla è tanta. Come potete vedere, già dall'impacchettamento non è roba così, insomma, è roba buona. Qua c'è una scatola, iniziamo col prendere questa scatola e la mettiamo qua. E poi tiriamo fuori il generatore. Non è leggerissimo perché questo bestione è l'EcoFlow Max, e diciamo che sopra questo abbiamo dei generatori da casa, per alimentare le case, quindi siamo abbastanza alti come potenze. Lo guardiamo assieme perché non l'ho mai visto.
qua c'è un tasto di accensione che però acceso. Ho l'autonomia in ore, 46 ore. Da quello che ho visto, poi lo proveremo, farò dei test e farò dei test appunto utilizzandolo come generatore per il van. Cerchiamo di buttare giù le batterie del van a terra e poi ci ricarichiamo con questo. Potrebbe essere molto utile appunto per persone come me, persone che non riescono a trovare della corrente elettrica per riportare le batterie del van al 100%, e allora utilizzano sto generatore super mega silenzioso. Poi da quello che ho visto, sta bestia qua ci si può attaccare ad esempio una mola disco, un trapano o qualunque altra cosa, perché con lo spunto arriva fino a 2 kW, se no sta sui 1600 1,6 kW, che quindi è già tanto. Allora, da questa parte abbiamo il suo display, da quello che sto vedendo, IoT reset, non so cosa voglia dire, USB on off, penso che sia per accendere gli USB, schiacciamo un po' tutto. Se lo giro, da questa parte abbiamo... Allora, siccome è venuto buio, mi è venuta in soccorso la torcia dello light, e volevo dirvi che appunto da questa parte abbiamo 4 prese a 220, un 12 volt e due prese 12 volt che non so cosa servono. Con questo attiviamo l'inverter e qui abbiamo il connettore per appunto ricaricare la power station. Allora, questo giocattolino qua dalle specifiche mi dà, vabbè, una lampadina da 10 watt che può funzionare fino a 60 ore collegata a questa carica. Una cosa molto interessante mi dà che una maschera CPAP, una maschera per l'ossigeno da 40 watt, con questo prodotto qua carico mi può tirare fino a 28 ore. Questa sembra una stupidata, ma effettivamente chi ha bisogno dell'ossigeno e però magari vuole viversi un'esperienza all'aria aperta e vuole dormire fuori, questo gli dà una grossa mano. Dopodiché, a carica massima, questa bestia farà andare un televisore 110 volt per 15 ore, un frigo per 11 ore, posso fare andare un phone da 1900 watt, 1,9 kW per 1,2 ore acceso, quindi è tantissimo. Quindi diciamo che come potenza è abbastanza importante. C'è una stazione di ricarica così, è il top anche per uno che ha una baita e dice vabbè, non è che voglio farmi tutto l'impianto elettrico, cosa, batterie, roba del genere, mi porto su questa, me la ricarico a casa e me la porto su. Me la ricarico a casa, la figata dal mio punto di vista di EcoFlow è che oltre alla sua batteria che si può ricaricare penso con qualcosa che ci sia qua dentro, utilizzo la torcia perché qua sta venendo buio e però voglio farvi vedere cosa c'è nella confezione. Carica batterie 220, carica batterie volendo 12 volt, anche se ho visto che dalle specifiche si carica ma non esageratamente, ovviamente. Connettori vari che penso che servano per questo. Questo è il pannello solare portatile della EcoFlow. La figata dell'EcoFlow è che ha tutto un suo pseudo ecosistema, nel senso ha sti mega generatori di corrente e in più appunto ha, wow, ha anche come ricaricarli. Con la corrente di casa ci mette un po' di più di 1,5 ore a andare al 100%, quindi vuol dire che hai un generatore col pieno di benzina in 1,5 ore e lo carichi ovunque perché è una presa normalissima, oppure
Oppure l'alternativa ancora più, dal mio punto di vista, figa, in pelle umana. Il pannello solare da 160 watt. Ovviamente un pannello solare da 160 watt non può ricaricarti una bestia del genere in un'ora. Ho guardato le specifiche, te la ricarica circa in 6 ore sotto il sole. Che non è male ricaricarti una bestia del genere in 6 ore sotto il sole. È una giornata al mare, insomma. Pannello solare super portatile, bomba. Cosa interessante di un prodotto del genere, secondo me, è il fatto che, a parte appunto chi potrebbe utilizzarlo per lavoro, che io già me lo vedo in alternativa ai generatori di corrente in cantiere, ma a parte quell'utilizzo lì, questa è un'ottima soluzione per chi si vuole camperizzare un veicolo, un furgone come il mio, o una macchina, una qualsiasi cosa, però l'impianto elettrico, insomma, batteria al litio e cose del genere inizia a essere costoso. Con una cosa del genere te la porti ovunque, quindi tu te la ricarichi a casa, te la porti nel tuo furgone, poi la stacchi, te la ricarichi. Eventualmente c'è il tuo pannello solare se vuoi star via qualche giorno. Secondo me, per chi vuole iniziare ad uscire all'aria aperta, un prodotto del genere potrebbe essere molto interessante. Comunque ha anche un'applicazione collegata direttamente col telefono che ti dice probabilmente quanto stai consumando, quanto sta caricando il pannello e tutti i vari dati che penso ti dia anche direttamente questo schermetto qua. Sono contento di aver fatto questo primo unboxing per questo prodotto che ci tenevo tanto ad avere. Appunto, la reputo una ottima alternativa al generatore, quindi sono contento di aver fatto il primo unboxing per questo. L'idea appunto è di metterlo veramente veramente alla prova. Lì c'è scritto che può andare un phone per un'oretta. Noi proviamo se veramente un phone va per un'oretta con quello. Questo mi dice che lo carica in 6 ore. In qualche modo noi proviamo a vedere se ce lo carica in 6 ore. Cioè, ecco, questo voglio fare. Voglio veramente mettere sotto stress questo prodotto. Perché? Perché è un prodotto che costa parecchio. Non costa esageratamente tanto se pensiamo a quanto costa un generatore o quanto costa un impianto su un van, però è roba buona, quindi non te la tirano nella schiena. Raccolgo tutto sto casino che ho fatto, anche questo, e dalla mia valle preferita, la valle dei Mocheni. Questo video di unboxing finisce qua e ci vediamo alla prossima. Il prossimo non sarà un video di unboxing, ma sarà un video di test del generatore di corrente.